Oh, cara Polly! Cara Polly, eh? Perdonami, non sei altro! Oh! Ripetilo ancora e ti caccio la testa in fondo alle budella! Di un po'. Ci sei stato a letto, forse? Su, di! Oh, mamma! Gentile signora, se per caso mancasse qualcosa! Adesso posso pregare i componenti della banda di andare a togliersi di dosso i loro cenci luridi e di vestirsi in maniera decente? Oh. Posso pregare te di occuparti della pappatoia? È il pranzo di nozze? Tutta roba rubata, vero, Mac? Si capisce, si capisce. Se bussano alla porta ed entra lo sceriffo, vorrei proprio sapere che cosa faresti? Permetta, capitano, che nel pieno fiorire della sua carriera noi le porgiamo i nostri più sentiti auguri. Auguri. Dio buono. Ma basta con questo tono affettato, in definitiva, so con la testa, vecchia carcassa. Grazie. Grazie. E dunque, su con la testa, vecchio gorilla, è la testa che non devi lasciar cascare! Tieni la tua linguaccia a posto, le tue porcherie riservale per quella baldracca della tua chiesa! No! Però, dovrei protestare. Ah, devi protestare. E sei proprio tu che vieni a parlarmi di porcherie? Credi che Lucy non mi abbia detto quello che le hai detto? Andiamo, non guardiamo sposanissimo. Avanti, su, tira fuori il dono di nozze. Vai! Grazie, lei è molto gentile. Guarda, Mac, che bella camicia da notte! E di questo chi ne dice? Peccato che non abbiamo una casa dove mettere tutte queste belle cose, vero Mac? Beh, ogni inizio è difficile. Beh, sgombrate, si mangia! Potrei raccontargliene io di situazioni. Pensi, l'altro giorno ho incontrato Jenny. Ehi, le dico, vecchia trama!